Il LUTS, LUTS è un acronimo inglese che sta per i sintomi delle bassi vie urinarie, cioè quei disturbi che derivano solitamente da problemi vescicali, prostatici, ma che talvolta possono essere legati anche a patologie neurologiche. I LUTS costituiscono un'area molto importante nell'urologia perché diciamo che circa un paziente su due che viene nei nostri ambulatori in realtà viene perché ha disturbi delle basse vie urinarie. Questi sintomi, soprattutto nel maschio, sono spesso legati a problemi prostatici e quindi possono comprendere sia problemi della fase di riempimento, quindi la frequenza menzionale, l'urgenza e la necessità di svegliarsi di notte per urinare, che sintomi più caratteristici della fase di svuotamento, quindi la presenza di un mito debole, la difficoltà a cominciare la menzione, l'intermittenza del mito, la sensazione di mancato svuotamento della vescica. Questi sono sintomi che, come dicevo prima, sono spesso legati a problemi prostatici, ma non solo, anche a problemi vescicali, e che riconoscono una serie di terapie farmacologiche molto valide, che se un tempo erano costituite fondamentalmente dagli estratti di piante, dalla cosiddetta fitoterapia, a questi negli anni si sono affiancati i cosiddetti alfa bloccanti, che rimangono comunque il farmaco più frequentemente utilizzato in questo tipo di patologia, a cui poi nel tempo si sono affiancati gli inibitori dei 5-alfa riduttasi, cioè quei farmaci che sono in grado di alterare la progressione naturale della malattia, e del tutto recentemente a questi farmaci si sono affiancati anche sia gli antimuscarinici che gli inibitori della 5-fosfodiesterasi. Questi sono farmaci che vengono utilizzati anche nella cosiddetta vescica iperattiva, cioè in quella associazione di sintomi che è caratterizzata da un sintomo fondamentale, l'urgenza menzionale, la necessità impellente e irrefrenabile di dover far pipì, a cui si associa spesso il fatto di urinare spesso, sia durante il giorno che durante la notte. Per questa condizione, che è molto frequente anche nella donna, si sono usati per 30 anni solo ed esclusivamente gli antimuscarinici, mentre adesso abbiamo due nuovi approcci terapeutici. Uno, la nuova classe di farmaci orali, gli agonisti dei recettori beta 3 come il mirabegron, che è il primo di questi farmaci ad essere disponibile sul mercato, che sicuramente ha ampliato in maniera notevole le nostre possibilità terapeutiche. Esiste poi un nuovo farmaco che è stato introdotto proprio quest'anno nei casi più difficili, quelli che resistono alla terapia farmacologica orale, che è la tossina botulinica, quello che tuttora viene utilizzato anche a fini estetici, ma nel nostro campo ha un uso, diciamo, un po' più serio, viene utilizzato come alternativa praticamente alla chirurgia nei pazienti che non rispondono alla terapia farmacologica orale. Si tratta di una terapia minimamente invasiva perché è necessario eseguire una cistoscopia e iniettare il farmaco all'interno della vescica. Comunque una soluzione sicuramente più proponibile e meglio accettabile dai pazienti rispetto al vecchio approccio chirurgico. Professor Fusco, ci spiega quali continuano a essere le problematiche che vivono gli urologi nel loro rapporto con il paziente? Ma le problematiche sono un po' quelle consuete che siamo abituati a affrontare da diversi anni. E il paziente con disfunzione erettile è un paziente difficile che ha un tempo di attesa prima di confessare al medico la sua patologia di circa 2 anni. Questo ci dà una pista su quali siano le difficoltà di interfacciarsi con questo paziente e di fare in modo che egli segua le prescrizioni terapeutiche, che resta per noi il problema fondamentale. Basti pensare che su 3 milioni di italiani affetti da DE, solo 2 milioni sono in trattamento. E un altro dato allarmante è che il 50% dei pazienti che viene messo in trattamento abbandona la terapia nei primi 6 mesi, anche se questa terapia si è dimostrata efficace e ben tollerata secondo quelli che sono i nostri parametri. In base allo studio presentato durante il congresso, emerge un dato interessante sulla percentuale di uomini che attraverso il dialogo col medico raggiungono una soddisfazione rispetto alla terapia che stanno seguendo. Ci spiega che cosa significa questo studio e cosa spiega? Sì, perfettamente, proprio questo è il punto. Questo studio è uno studio realizzato nel contesto della reale pratica clinica, per cui i pazienti venivano visti dai medici negli ambulatori e seguiti per un periodo di 6 mesi.
Quello che si è notato è che in questo studio l'aderenza al trattamento dei pazienti con il Tadalafil 5 mg in modo particolare è stata dell'86% a 6 mesi, quindi stime di aderenza al trattamento molto più elevate rispetto a quante attese e quante registrate nella popolazione generale. Il motivo fondamentale può essere sicuramente la bontà del prodotto, la bontà del farmaco, ma anche e soprattutto il fatto che il paziente in questo studio aveva un contatto più diretto col medico, eseguiva 3 visite di follow-up e quindi questo contatto più ravvicinato rinforzava il counseling e il rapporto alla relazione tra medico e paziente, che probabilmente è la chiave di volta per mantenere questi pazienti in trattamento e migliorare la loro soddisfazione al trattamento. Questo farmaco ha un'indicazione particolare, differentemente dagli altri della sua classe. Ci spiega in cosa consiste? Ma innanzitutto il protocollo di somministrazione. Questo medicinale può essere assunto quotidianamente, indipendentemente dall'attività sessuale. Quindi è un'assunzione quotidiana, non è un'assunzione al bisogno. Molti pazienti la preferiscono. Ma la grande differenza rispetto agli altri inibitori della fosfodiesterasi 5 è che questo medicinale è indicato per il trattamento dei sintomi urinari. Noi sappiamo che molti pazienti con disfunzione erettile sono contemporaneamente affetti da sintomi del basso tratto urinario, i sintomi prostatici per intenderci, e questo farmaco da solo è in grado di intervenire su entrambe le patologie e trattarle efficacemente. Beh, uno dei temi che verrà affrontato nell'ambito del congresso dell'Associazione Europea di Urologia sono le nuove frontiere della chirurgia ricostruttiva in urologia, e in particolare queste saranno affrontate in una sessione tematica domani, lunedì, che affronta i problemi relativi alla diversione urinaria, al trattamento delle stenosi uretrali nel maschio e al trattamento del prolasso genitale femminile. Un filo comune, un filo rosso, accomuna queste tre procedure ed è quella dell'applicazione dei cosiddetti patient reported outcomes, cioè del risultato valutato non tanto dal chirurgo quanto paziente, e quindi correlato specificamente alla soddisfazione del paziente rispetto al risultato del trattamento. Questo è particolarmente importante in ogni procedura chirurgica che mira a migliorare la qualità della vita, ed è evidente che il risultato è valutato al meglio dal paziente stesso e non tanto dall'operatore. E questo lo si ottiene oggi attraverso l'applicazione di questionari specifici che il paziente compila autonomamente e che sono mirati a valutare la sua soddisfazione rispetto all'intervento che ha subito. L'opinione del paziente è fondamentale perché dà il vero risultato della chirurgia, nel senso che talvolta, ad esempio, in un paziente incontinente, anche se non si raggiunge la perfetta continenza urinaria, il paziente può essere estremamente soddisfatto perché la sua vita cambia drammaticamente dall'utilizzare ad esempio 5-6 pannoloni al giorno ad arrivare a utilizzare soltanto un salva slip. Questo dal punto di vista del chirurgo può essere considerato come un parziale fallimento, mentre molto spesso la percezione del paziente è che la vita, la qualità della vita migliora in modo drammatico e quindi il paziente è molto soddisfatto. L'iperplasia prostatica benigna è un ingrossamento fisiologico della prostata ed è una patologia estremamente diffusa nell'uomo, e studi epidemiologici evidenziano come dopo i 60 anni circa 6 uomini su 10 siano portatori di questa patologia. Questa patologia è una patologia spesso invalidante per l'uomo che ne soffre, perché ad essa sono correlati una serie di disturbi legati fondamentalmente alla minzione, cioè al modo di urinare, che penalizzano la qualità di vita di questi uomini. L'inquadramento diagnostico dell'ipertrofia prostatica benigna è un inquadramento diagnostico che parte, come sempre, da un buon colloquio con il paziente, quella che in medicina si chiama anamnesi. Anamnesi vuol dire fondamentalmente interrogare il paziente, chiedergli delle sue abitudini urinarie, chiedere al paziente se urina molto spesso, se si alza la notte per urinare, se il getto è un getto debole,
se c'è uno sgocciolamento alla fine della minzione o se c'è un'esitazione prima di iniziare a mingere. Una buona anamnesi rappresenta già un buon punto di partenza per un corretto inquadramento della diagnosi di ipertrofia prostatica benigna. Una buona abitudine è quella di visitare l'urologo una volta all'anno dopo i 45 anni e in pazienti a rischio per carcinoma della prostata, per esempio, l'urologo indicherà l'eventuale necessità di eseguire annualmente anche la misurazione del PSA. Ma indipendentemente da quelle che sono le problematiche di tipo oncologico, una valutazione urologica annuale rappresenta sicuramente una buona maniera per affrontare la parte della vita in cui magari i capelli cominciano a diventare un po' più bianchi e avere appunto a cura non soltanto il proprio apparato urinario ma anche la propria sfera sessuale, insomma quella situazione che dà o non dà benessere ad un uomo che sta invecchiando. Oggigiorno una parola sempre più di moda in ambito medico e non soltanto è quella del counseling. Counseling è una bella parola derivata dal vocabolario anglosassone inglese che fondamentalmente ci dice che con il paziente dobbiamo parlare. Il paziente oggigiorno sempre più vuole dal medico non soltanto una medicina, non soltanto una ricetta, ma vuole soprattutto un colloquio. E noi urologi siamo sempre più tenuti a dare al paziente informazioni corrette, informazioni dettagliate e che in qualche modo rassicurino il paziente, informino il paziente su come assumere i farmaci che gli stiamo prescrivendo, su quelle che possono essere gli effetti collaterali, gli effetti indesiderati legati all'uso di quel farmaco, perché se questi effetti indesiderati vengono illustrati, spiegati con calma e con diligenza dal specialista urologo, sicuramente il paziente